uomini e donne delle istituzioni, uomini e donne dello Stato, uomini e donne che hanno ruoli formativi nella nostra società, hanno un dovere di costruire una memoria condivisa, di costruire una storia che deve essere un patrimonio culturale dell'intera comunità e non invece utilizzare la storia per dividere o per contrapporre diversi schieramenti. La storia deve essere scritta dagli storici e deve essere tramandata alle nuove generazioni dalle istituzioni. Questo è un dovere per chi rappresenta lo Stato, per chi rappresenta il governo anche a livello locale, ed è per quello che l'amministrazione comunale tutti gli anni, da qualche anno a questa parte, commemora non solo la giornata della memoria, la giornata del ricordo, e all'interno delle scuole, grazie anche al Consiglio Comunale dei Ragazzi, tramanda la storia come monito, soprattutto quando dalla storia ci viene tramandati avvenimenti drammatici, atroci contro l'umanità, deve essere posta l'attenzione ai nostri giovani per costruire un futuro migliore. Sono così profonde le foibe che il ricordo di questa atrocità ci ha impiegato più di mezzo secolo per riemergere. Siamo qui oggi perché aspetta tutti noi assicurarci che non venga mai più avvolto dal silenzio. Ancora oggi nelle scuole e anche nella pubblica opinione su alcuni mezzi di stampa si assiste al triste fenomeno del travisamento, della mistificazione, della minimizzazione di questa tragedia delle foibe, dell'esodo. È veramente una cosa che deve essere lasciata nel dimenticatoio, perché questa giornata deve essere la giornata di tutti gli italiani, di tutti quelli che si riconoscono sotto il tricolore, e deve consentire il ricordo e trasmetterlo ai ragazzi, perché è stata una tragedia veramente immane e è giusto e doveroso ricordarla. A Fiume ancora oggi c'è una comunità degli italiani a cui risultano iscritte più di 7.000 persone. Sono tutti italiani autoctoni e sono costituiti praticamente da quella parte di italiani che abitavano la città, a cui non fu consentito di optare per l'esodo, per venire in Italia, e furono costretti a rimanere lì. Alcuni purtroppo seguirono l'illusione dell'ideologia comunista e restarono di loro volontà. In realtà Fiume, che era una città di circa 50.000 abitanti, per il 70% italiani secondo l'ultimo censimento austro-ungarico del 1911, quindi da fonti insospettabili, dopo la guerra fu abbandonata da quasi tutti gli italiani residenti, circa il 90% se ne andò, quindi ne rimasero solo 2.000 o 3.000, e venne praticamente unita alla città croata di Sušak, che è lì vicino, e con delle importazioni, delle immigrazioni forzate dall'interno della ex Jugoslavia, Tito la portò a 200.000 abitanti. Oggi è una cittadina veramente grande, però per chi fosse interessato invito a visitare il centro storico, la cosiddetta Città Vecchia, che si è conservata praticamente intatta e è ancora quella che era la città italiana.